Certamente la magnitudo con cui la pandemia ci ha travolto, un po' tutti, è stata uno stress test formidabile per tutta l'attività nostra e sicuramente per il lavoro dei nostri private in particolare. E possiamo, credo, trarre due elementi di evidenza, due insegnamenti forse, che sono il primo, l'importanza di avere a disposizione piattaforme elettroniche solide, affidabili, che non ti lasciano per strada. Questo è stato una fortuna, non solamente nel private banking, ma pensiamo ad esempio all'uso della moneta elettronica. Ma per quanto ci riguarda è stato davvero un elemento distintivo per poterci mantenere attivi, per poter essere sempre, diciamo, pienamente funzionali. E ci conforta come Fineco nel nostro percorso di mettere al primo punto la digitalizzazione dei nostri servizi. Il secondo elemento, invece, che secondo me è molto distintivo, a cui forse non eravamo tutti preparati, è l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione di questi mesi. Cioè abbiamo assistito a un'esplosione anche da parte di persone anziane, no? Di utilizzo di piattaforme di comunicazione di cui prima forse nemmeno conoscevamo l'esistenza. Questo sta cambiando radicalmente il modo di comunicare con i clienti e secondo me sarà una frontiera che ci porterà a essere più vicini ai nostri clienti e più capaci anche, più efficaci nell'attività di assistenza e di consulenza. Sicuramente se guardiamo ai dati crudi, l'evidenza è davvero molto chiara. Abbiamo avuto un marzo con un tracollo dei mercati, con un forte de-risking da parte anche di clienti private, de-risking onestamente meno accentuato rispetto alle analoghe situazioni negli anni scorsi. Abbiamo poi avuto un accumulo del risparmio del privato e come dire, un ipertrofico incremento dei depositi in conto corrente. Questo, letto in maniera molto semplice, vuol dire dominio dell'incertezza. In realtà i dati sono un pochino più articolati e noi vediamo che i clienti private in particolar modo ci hanno espresso, qualche volta in maniera del tutto evidente, altre volte in maniera un pochino sottotraccia, una forte esigenza di consulenza finanziaria. Tutto questo ha portato, secondo me, ha un incremento della qualità di relazione fra la banca e il cliente. Il perno, dal nostro punto di vista, è stato molto spesso l'attività del consulente finanziario, è stato centrale nel poter avvicinare e nel poter anche riproporre il metodo di investimento, la pianificazione finanziaria, che fino a magari a poco tempo fa non era centrale, non era percepita come centrale dai clienti medesimi. Quindi il dato complessivo generale va un pochino filtrato, va un pochino analizzato meglio e dal nostro punto di vista stiamo assistendo a un ritorno finalmente della qualità della consulenza e dell'apprezzamento dei clienti per il lavoro di banche e consulenti finanziari adeguatamente preparati e attenti alle loro esigenze.